Dal libro della Sapienza. Pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia. E come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Salmo responsoriale. Saziaci, Signore, con il tuo amore gioiremo per sempre. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisiremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il male. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Dalla lettera agli Ebrei. La parola di Dio è viva, efficace, è più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole. Ma Gesù riprese e disse loro: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio. Essi ancora più stupiti dicevano tra loro: E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse:
impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto, in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Testo parallelo al Vangelo tratto dall'Evangelo di Maria Valtorta. Tu dici bene. Per essere perfetto ti manca una cosa sola. Se vuoi essere perfetto come vuole il Padre nostro dei cieli, va, vendi quanto hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, che ti farà diletto il Padre, che ha dato il suo tesoro per i poveri della terra. Poi vieni e seguimi. Il giovane si rattrista, si fa pensieroso. Poi si alza in piedi dicendo: ricorderò il tuo consiglio, e si allontana tristemente. Giuda ha un sorrisetto ironico e mormora: non sono io solo ad amare il denaro. Gesù si volge e lo guarda, e poi guarda gli altri 11 visi che gli sono intorno, poi sospira. Come difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli, la cui porta è stretta ed erta è la via, e non possono percorrerla ed entrare coloro che sono caricati dei pesi voluminosi delle ricchezze. Per entrare lassù non ci vogliono che tesori di virtù immateriali e sapersi separare da tutto quanto è attaccamento alle cose del mondo e vanità. Gesù è molto triste. Gli apostoli si sogguardano fra loro. Gesù riprende, guardando la carovana del giovane ricco che si allontana: in verità vi dico che è più facile che un cammello passi per una cruna d'ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Ma allora chi mai potrà salvarsi? La miseria fa sovente peccatori per invidie e poco rispetto a ciò che è d'altri, e per sfiducia verso la provvidenza. La ricchezza è di ostacolo alla perfezione. E allora, chi potrà salvarsi? Gesù li guarda e dice loro: quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio, perché a Dio tutto è possibile. Basta che l'uomo lo aiuti, il suo Signore, con la sua buona volontà. È buona volontà accettare il consiglio avuto e sforzarsi di giungere alla libertà dalle ricchezze. Tu dici bene, per essere perfetto ti manca una cosa sola. Se vuoi essere perfetto come vuole il Padre nostro dei cieli, va, vendi quanto hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, che ti farà diletto il Padre, che ha dato il suo tesoro per i poveri della terra. Poi vieni e seguimi. Il giovane si rattrista, si fa pensieroso, poi si alza in piedi dicendo: ricorderò il tuo consiglio, e si allontana tristemente. Giuda ha un sorrisetto ironico e mormora: non sono io solo ad amare il denaro. Gesù si volge e lo guarda, e poi guarda gli altri 11 visi che gli sono intorno, poi sospira. Come difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli, la cui porta è stretta ed erta è la via, e non possono percorrerla ed entrare coloro che sono caricati dei pesi voluminosi delle ricchezze. Per entrare lassù non ci vogliono che tesori di virtù
immateriali e sapersi separare da tutto quanto è attaccamento alle cose del mondo e vanità. Gesù è molto triste. Gli apostoli si sogguardano fra loro. Gesù riprende, guardando la carovana del giovane ricco che si allontana. In verità vi dico che è più facile che un cammello passi per una cruna d'ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Ma allora chi mai potrà salvarsi? La miseria fa sovente peccatori per invidie e poco rispetto a ciò che è d'altri e per sfiducia verso la provvidenza. La ricchezza è di ostacolo alla perfezione. E allora chi potrà salvarsi? Gesù li guarda e dice loro: quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio, perché a Dio tutto è possibile. Basta che l'uomo lo aiuti, il suo Signore, con la sua buona volontà. È buona volontà accettare il consiglio avuto e sforzarsi di giungere alla libertà dalle ricchezze. I concetti fondamentali di questo brano sono questi. Il concetto dei comandamenti. Gesù avrebbe detto: negli antichi sono già i miei non mutano gli antichi. Non è vero quindi, come qualcuno direbbe, che i comandamenti sono limitati nel tempo e non sono assoluti. Assolutamente sbagliato. Questo tipo di idee nascono quando si ci allontana dalle fondamenta della parola di Dio e si ci appassiona delle nuove e più stravaganti teorie teologiche che vanno nascendo e moltiplicano le chiacchiere per dissolvere sempre più la parola di Dio in discorsi belli e gustosi, ma lontani dalla verità. Altro concetto davvero importante è questo: sapersi separare da tutto quanto è attaccamento alle cose del mondo e vanità. Domanda: i cristiani sanno ancora distinguere cosa è mondo e vanità da cosa non lo è? Nella tua vita da cristiano, cosa allontani da ciò che è mondo e da ciò che è vanità? Un'altra bella perla è questa qui. Quando Gesù dice quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio, non vuole giustificare la ricchezza, come dire che l'importante è credere nel Signore, poi il Signore ci mette una pezza a tutti gli sbagli. Al contrario, Gesù dice: basta che l'uomo lo aiuti, il suo Signore, con la sua buona volontà. E la buona volontà è accettare il consiglio avuto, cioè ascoltare la parola di Dio, e sforzarsi di giungere alla libertà dalle ricchezze. E poi aggiunge: cosa è la vera libertà? Ovvero seguire le voci che Dio sussurra al cuore degli uomini e i suoi comandi. E i frutti sono: non essere più schiavo di te stesso, né del mondo, né del rispetto umano. E quindi, dice Gesù, non schiavi di Satana. E quindi volere liberamente e solamente il bene senza l'ipocrisia. Ultima pietra preziosa, questo approfondimento che non c'è nel Vangelo approvato dalla Chiesa, diciamo, ma che qui si può ascoltare e meditare, ovvero alla domanda di Giuda Iscariota: ma se perdiamo tutto, come possiamo centuplicare il nostro avere? Gesù risponde così: ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Dio darà il centuplo di gaudio spirituale a coloro che da uomini del mondo seppero farsi figli di Dio, ossia uomini spirituali. Qual è questo centuplo? Qual è questa ricompensa? Essi godranno il vero gaudio qui e oltre la terra. Pensiamo ad esempio alla felicità di un San Francesco, contento di non avere più nulla.
poiché ripieno del gaudio spirituale, ovvero felice da solo con Dio, senza bisogno di avere null'altro. Ebbene, logicamente, non è questa la vera ricchezza. Se ci pensiamo bene, una persona può avere palazzi, ville, qualsiasi tipo di ricchezza, è sempre insoddisfatta, non è mai sazia di quello che ha. Ma una persona che è piena di Dio non ha bisogno di nulla, cioè tutta la ricchezza materiale non è sufficiente per riempire il cuore di un uomo di amore, di pace, di serenità. La presenza di Dio lo può, quindi un uomo riempito dell'amore di Dio è più ricco dell'uomo che nel mondo possiede materialmente il maggior numero di beni. Pace e bene.